sapete che cosa significa questo, ragazzi. Significa spacchettamento. Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Mattiz ed oggi siamo tornati a spacchettare i Pokémon. Allora, ci stanno in tutto 3 pacchetti. Non si vedono, ma ne stanno 3. Di cui sono entrambi, tutti e 3 diversi. E non ve li spoilerò. Lasciate like e iscrivetevi al canale e ne farò un altro di video. Allora, questo è il primo, cioè colpo fusione. Bellissimo. Non lo apro da tantissimo tempo, quindi speriamo che trovo qualcosa. Va bene, dai, proviamo. Io spero. Via questa cartaccia. Speriamo. Allora, tenete questo bellissimo codice. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. No, tu devi stare qua. Perché adesso... Oh. Porco ciuchino. Perché tutto adesso mi devono accadere le cose brutte? Ok, via. Speriamo che trovo qualcosa, perché il codice è nero. Guardate. Questo codice is black. Speriamo. E speriamo. Energia. Che poi dopo vi insegnerò un life hack, ragazzi, su questa energia. Reverse. Che bella. Olografica. Guardate. Si vede, no? Credo di sì, non lo so. Ok, va bene, bella. Questo non si vede. Secondo pacchetto, questo è del Mew, sempre colpo fusione. Speriamo. Codice. Eccolo qua. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Perché passano? Stanno passando da mezz'ora dei jet. Vabbè, speriamo. Energia. Reverse. Ultimo pacchetto e poi vi insegno il life hack, ragazzi. Sì, il primo pacchetto di Spada e Scudo. Apriamolo. Dai, dai, dai. Qua voglio trovare per forza qualcosa. Mi accontento anche di una olografica. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Via. Reverse. Oh, olografica. Dai, stai calma. Olografica, cioè Sandaconda. Non lo so se si vede, però è una olografica. Life hack, adesso ve lo farò vedere. Dove cavolo sono? Un attimo, ragazzi. Ok, ragazzi, forbici recuperate. Adesso prendo una carta. La dovete accartocciare così, in questo modo. Prendete le forbici e tagliatela a forma di L, però leggermente più tarocca, perché a noi piacciono le cose tarocche e per fare questo life hack ci vuole una cosa tarocca. Ok, fatto. Questo qua è l'oggettino. Prendo una carta a caso, questa reverse. Ecco qua, ragazzi, è praticamente un oggettino che fa mantenere la carta. Ragazzi, questo è l'oggettino. Metto la carta un attimo, ragazzi, perché sennò
È difficile per me, uso la destra che è meglio per me. La metto. Ecco qua. Così si appoggia. Per questo life hack lasciate like, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!